9.39 in diretta su Sardegna 1 con i due di Via Venturi. Abbiamo una carta d'identità tra poco da andare a sbirciare, abbiamo qualche messaggio da andare alla pagina Facebook ufficiale, quella dei due di Via Venturi, e vi ricordo anche il 391 414 2741, il numero di SMS che è valido per WhatsApp e non per altro. Abbiamo il contributo dalla pagina Facebook, possiamo andare a vedere qualche messaggio. Sì, da Anna: ciao Matteo, ciao presidente, vi sto seguendo tutti i giorni, siete grandi, grazie, grazie. E poi salutiamo anche Alberto: ciao Matteo, complimenti per la trasmissione, saluta il mio caro amico Marco Mameli, va bene, ciao, felici di questo. E poi abbiamo l'ultimo, sì, salutiamo anche Maria Angela e dice: ciao Matteo, ciao Marco, che piacere di vedervi, in culo la balena. Io direi proprio sì, sì. Quel momento lì lo evitiamo, la ma la balena, la balena la guardiamo in faccia in questa avventura. E per questa avventura, insomma, grazie per l'in bocca al lupo, un grande bacio, più piccolo a lei, più grande a me però. Grazie, grazie cara amica. Grazie. Allora, adesso si parla di allergie, perché questo è il periodo, ragazzi, siamo in piena primavera e chi a casa è allergico saprà bene di che cosa bisogna andare incontro quando arriva la primavera, a sofferenze di varia natura. Abbiamo una carta d'identità che ci presenta l'ospite che ci seguirà anche nelle prossime settimane, perché abbiamo stretto un'alleanza con alcuni amici medici, ma che in realtà la medicina con noi la vivono in maniera più da bar, ce la raccontano però in maniera semplice. La carta d'identità di Stefania Esu, questo è il nome e il cognome, data di nascita 4 maggio 1975, professione allergologa immunologa, segni particolari, allergica ai non allergici. Perché, giusto. Ma non è una contraddizione. Signore e signori, questa. Con noi Stefania Esu, buongiorno. Ma Stefania. Stefania. Buongiorno a voi. Beh, questa è particolarità. È allergica ai non allergici, nel senso che se uno non ha niente, a lei che gli interessa, cioè nel senso. Ma questo è vero. Non ha patologie, perciò. Infatti io quando auguro buona primavera a tutti, sì, ho il mio interesse. È una minaccia. Allora partiamo subito, visto che siamo già in ritardo con l'orario. Un tema, quello delle allergie, molto ampio. Partiamo a capire, insomma, parlando nello specifico delle malattie allergiche. Certo, questa è la primavera, sì. E con sé porta, oltre allo sbocciare dei fiori, anche l'esplosione proprio dell'allergia delle vie respiratorie, prevalentemente, che si manifesta se colpisce la mucosa nasale con la rinite allergica, se invece colpisce la mucosa bronchiale, colpisce i bronchi, si ha l'asma. Cosa succede? Ma però, i pollini, i famosi pollini di questo periodo, infatti, sono quelli. I pollini che abbiamo in questo periodo in Sardegna, perché sì, poi in ogni regione, in ogni nazione, ogni nello stesso periodo pollini, ha il proprio polline. Diciamo che adesso, marzo-aprile, è il periodo prevalentemente del cipresso, che è in coda in questo periodo. Poi ci sono le graminacee, verso aprile, maggio, giugno ci sarà anche l'ulivo e la parietaria, che invece è un polline che ormai è diventato perenne, anche se prima aveva una certa stagionalità, perché è vero anche in allergologia che non esistono più le quattro stagioni. E questo comporta comunque una serie di problematiche anche per noi. Stiamo proprio vedendo, qua vediamo una slide con, sì, la grafica della quale appunto tu ci hai fornito, e con... I vari spunti, ci spieghi un po'? Questo è il calendario pollinico, dove abbiamo delle diverse curve che manifestano il trend, diciamo, di esplosione pollinica dei vari pollini, in questo caso appunto la parietaria, l'ulivo, le graminacee e le cupressacee. Come possiamo vedere adesso nel periodo di marzo, aprile, maggio c'è proprio un picco in tutti i casi. Sì, in tutti i tre casi, che rappresentano il nord, il centro e il sud Italia. Tre, perché sono quattro qui, hai detto tre casi, nel senso, no, vabbè, io parlo di paritarie, olivo. Sì, sì, no, io dico tre casi, vedi che ci sono tre curve, gialla, sì, blu, sì, e rossa, sì, okay, che indicano praticamente le tre curve all'interno dei quattro nord, riquadri, centro e sud Italia. Okay, 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 sì. Okay. E quindi possiamo vedere che il picco massimo di tutti questi quattro pollini sostanzialmente è nel periodo primaverile. Quindi, se avete allergie in corso, 391-414-2741, scriveteci e chiedete, sì, aiuto magari a Stefania, una potrebbe essere un aiuto concreto. Come dobbiamo fare?
per non avere queste malattie. No, non è che non puoi, non puoi fare allora, niente. Però ha fatto, ci saranno degli accorgimenti. È una buona domanda questa, in quanto ovviamente si sta cercando di fare una prevenzione primaria. Sì, ma non puoi debellare totalmente se sei allergico, e anche da DNA forse, no? Allora sì, c'è un fattore predisponente genetico che è appunto l'atopia, che ti predispone ad avere un'abnorme risposta del sistema immunitario nei confronti di certe sostanze che per la popolazione normale e sana sono innocue, e invece per le persone allergiche determinano dei problemi. C'è e si dato, chiamano allergeni. C'è un dato su questo: il 30% dei bambini riceve praticamente le allergie dai propri genitori. Sì. E se la tendenza nel 2020 sarà a salire, se questa salirà sarà sempre più un problema. Sì, il fattore allergico, cioè le allergie sono un tema di difficoltà e di patologie che colpiscono gli individui sempre di più negli ultimi tempi, negli ultimi decenni è aumentata esponenzialmente. Esatto. In Sardegna poi ce ne sono veramente di tutti i colori. Esatto, c'è un trend praticamente in crescita, in aumento, che vedrà nel 2020 circa un adolescente su due affetto da rinite e anche asma, perché proprio c'è un aumento. Questo è dovuto a diversi fattori, anche perché spesso purtroppo la rinite allergica soprattutto viene banalizzata dal paziente. Si pensa, si pensa che comunque si possa automedicare, che comunque sia un fastidio magari anche stagionale. Esatto. E quindi che in un paio di mesi si risolve. E invece deve rivolgersi, vero? E invece è un problema serio, perché si ha una allergia, una infiammazione minima persistente dovuta appunto all'allergia, che inizialmente può colpire eventualmente la mucosa nasale, ma se non trattata adeguatamente può evolvere in asma, che è una patologia ben Mamma più grave mia, ovviamente. Per non parlare del fatto che la rinite allergica comunque, nonostante la sua scarsità di sintomi eclatanti, può portare una serie di problematiche anche nel lavoro, nello studio, perché comunque ti toglie attenzione, ti toglie produttività, non tanto in assenteismo lavorativo, ma proprio si chiama presenteismo, cioè tu sei presente al lavoro ma la tua produttività si riduce notevolmente perché non sei, perché sei concentrato. Sei, esatto. Perché noi abbiamo in mente solo quelli che starnutiscono come fattore allergico, invece le allergie colpiscono anche in altri modi, cioè non solo lo starnuto è evidente sintomo di allergia a qualcosa. No, anche perché adesso con i nuovi studi si parla di malattia allergica sistemica, non si parla più di rinite allergica, asma, ma si è visto che praticamente è proprio il sistema immunitario che è alterato in toto, e quindi ci sono vari organi bersaglio che possono essere il naso, i bronchi, la cute, l'intestino, l'esofago. Allora aspettiamo i vostri messaggi al 391-414-2741 per magari fare qualche domanda o raccontarci appunto dei vostri problemi. C'è già qualcosa prima di andare in pubblicità, e tra poco rientreremo con Stefania Esu, la nostra allergologa e immunologa. Ecco qua, andiamo a leggere. Potrei fare una domanda alla dottoressa? Sì. È vero che le allergie, ad esempio, alla polvere, insomma, è cugina dei lupus erematoso sistematica. Bravo, grazie. Bravissimo. Less. Rossi lo scrive, bravo. Ma lei ci vede meglio di me, c'ha 68 anni. Invecchiando sto riacquistando l'efficienza della vista. Va bene, lupus erematoso, cos'è? Erematoso? È il LES, cosiddetto LES, è una malattia autoimmunitaria. Allora, che sia che l'allergia agli acari della polvere possa essere una cugina del lupus, lo possiamo vedere col fatto che eventualmente, come ho detto prima, il meccanismo fisiopatologico alla base delle allergie è dovuto a una disregolazione del sistema immunitario, così come accade nel lupus eritematoso sistemico, cioè il LES è dovuto a un'alterazione del che sistema è sto immunitario. Lupus? Cioè lupus eritematoso sistematico, che cos'è? È una patologia autoimmunitaria dove c'è una produzione di anticorpi diretti contro i propri organi, degli autoanticorpi. Una malattia autoimmune? È una malattia autoimmune, sì, che colpisce prevalentemente le si donne. Si può arginare le donne? Ci sono delle terapie immunosoppressive che quindi bloccano. Ma non la puoi debellare? No. Soprattutto le donne. Soprattutto quindi le donne. Mi sento io. Lei si salva, certo. Ma lei ha dei geni femminili che no, per cortesia, lascia perdere. Un po' nascosti. Stefano, non dare retta alla mia ipocrisia, che questo è un matto da legare. È partito dal gatto morto. La devi smettere. C'è la pubblicità, riprenderemo il discorso tra qualche minuto con Stefania Esu, ma prima avremo un altro ospite, parleremo anche di città ciclabile, perché stasera si pedala, caro presidente. Sì. Lei non lo fa mai, ma c'è gente che lo fa ogni mercoledì. A tra poco.
manca pochissimo alla fine di questa terza puntata di Due di Via Venturi, meno di 10 minuti. Al telefono abbiamo già Virgilio Scanu, presidente di Città Ciclabile, perché il mercoledì c'è una pedalata bici più pizza e in giro per Cagliari molti si spostano con le due ruote a pedali. Buongiorno Virgilio. Buongiorno Virgilio. Ciao Matteo, ciao presidente. Ciao caro. Allora raccontaci velocemente cosa accadrà questa sera, dove gli appuntamenti per il ritrovo della pedalata del mercoledì degli amici di Città Ciclabile. Tra l'altro abbiamo anche il sito che poi faremo vedere. Sì, ormai è da oltre tre anni che facciamo questa iniziativa. Sì. Ci vediamo tutti mercoledì sera alle 20:30 con partenza da Piazza Giovanni XXIII. E andiamo un giro per la sera per dimostrare che anche Cagliari è possibile andare in bici oltre tutto il giorno anche la sera, e quindi poi decidiamo di volta in volta una pizzeria a cui far visita, giusto per rifocillarvi, giustamente. Qualcosa, ecco. Sì, no, per fare gruppo, per rifocillarvi, per passare una bella serata. Quanti sarete? Quanti sono più o meno gli amici che aderiscono ogni mercoledì? Beh, sai, un po' dipende dalle condizioni atmosferiche. Comunque, ultimamente siamo sempre 20-30, però. Beh, è un buon numero. Perché chiaramente le giornate sono. Però poi nel periodo adesso con la primavera, con. Allora andiamo a numeri molto più importanti, quindi arrivando anche a 50-80 persone. Quindi. Senti, quanti chilometri fate? La sera così facciamo una decina di chilometri. È troppo vago, vero Virgilio? Troppi pochi sono. Ma cosa troppo pochi? Che lei non fa neanche 3 metri. In bicicletta 10 chilometri sono pochi. Ma è una pedalata, piedi. È una pedalata in amicizia. È una pedalata borghese. No, ma caro presidente, dimmi, caro. Noi intendiamo promuovere la bicicletta come mezzo di trasporto. A noi non ci interessano le corse. Diceva bene prima Matteo, ci interessa molto socializzare, quindi pedaliamo chiaramente col massimo rispetto poi, del codice della strada. Poi Virgilio parleremo di tutto quello che è Città Ciclabile. Per il momento ti ringraziamo perché siamo lunghi. Vi ricordo l'appuntamento 20:30, hai detto Piazza Giovanni? Piazza Giovanni XXIII, vi aspettiamo tutti. La pedalata con pizza incorporata. Buona degli pedalata, amici di Città Virgilio. Ciclabile, il sito di Città Ciclabile, lo mettiamo a monitor così chiudiamo questa pagina. Ringraziamo ancora il suo presidente Virgilio Scanu e se volete informazioni appunto entrate in questo sito e magari potete anche iscrivervi oppure partecipare proprio questa sera. Non sarà il suo caso sicuramente, presidente. No, ma ci vado anch'io. Magari è il caso di Stefania, non lo so, tu con la bicicletta che rapporto hai? Da un po' che non la uso. Io non come ce mai una bella ragazza ma cosa c'è? Non vai in bicicletta. Ma che domanda è? È come dire, come mai un brutto ceffo come lei non ha una donna al fianco? Mi scusi. Sì, molto, devo dire la verità. Stefania, stamattina poi con sto cappello arruffato. Sono brutto per 60 anni. Ma cosa vuole? È molto affascinante. È molto affascinante. Ma perché voi reggete il gioco di questo... Basta! Vecchio parrucato che non è altro. Allora, andiamo avanti. Torniamo invece a parlare di allergie. Prima ti ho chiesto i bambini perché c'è una componente genetica, no? Sì. Anche c'è chi magari ha bambini piccoli a casa, allora, anche diciamo... di qualche mese. Se la mamma o il babbo sono allergici, c'è una buona possibilità che lo sia anche il figlio poi? Esiste la cosiddetta atopia, che è una predisposizione genetica familiare. Pertanto si è più suscettibili ad avere questa disregolazione del sistema immunitario che porta a una produzione eccessiva di anticorpi IgE verso gli allergeni e sviluppando così la cascata infiammatoria allergica con produzione di istamina e altre citochine infiammatorie. Praticamente se un solo genitore è allergico si ha una possibilità del 20-30% in più di avere un figlio allergico, mentre se entrambi i genitori si può arrivare addirittura al 70-80% di possibilità in più di sviluppare allergie. Tant'è che pensa che ci sono degli studi che praticamente sono volti proprio a questo tipo di prevenzione, addirittura durante la gravidanza, perché si è visto che ad esempio le donne che hanno svolto l'intera gravidanza in campagna, in ambiente rurale, hanno una protezione maggiore nei confronti delle allergie. Quindi così anche come il luogo bimbi dove vivi è fondamentale. È fondamentale perché l'industrializzazione, le allergie sono al quarto posto delle malattie, fra le malattie croniche sistemiche, proprio nei paesi industrializzati, perché l'ambiente che ci circonda, al di là della predisposizione genetica, è l'ambiente quello che la fa da padrona nel determinare poi le varie allergie. Beh, la città che è piena di smog può portare ovviamente a sviluppare determinati altri problemi, la campagna che ha la natura intorno, per la quale appunto non tutto è positivo, cioè nel senso ci sono alcuni
alcuni posti e luoghi per i quali appunto tu sviluppi certe allergie e se non fossi stato lì non l'avresti mai avuta? Sì, perché c'è un'interazione proprio tra sistema immunitario e ambiente, però il problema fondamentale è che ad esempio l'inquinamento rende più aggressivi i pollini, certo. E quindi può crearti più problemi dal punto di vista delle allergie. Aggiungere? Sì, che molti sindaci prima di mettere alberi e giardini dovrebbero coinvolgere queste dilette signore per consigliare che tipi di alberi mettere nelle città, perché molte non sanno niente, non fanno altro che aumentare l'allergia. Dico bene? Bravissimo, è vero che il verde ornamentale, il sindaco deve confrontarsi col medico allergologo. Sarebbe opportuno avere comunque un piano, esatto, per organizzare il verde pubblico, perché il cipresso ad esempio, brava, viene importato per circa 1 milione di alberi all'anno a scopo ornamentale, e di pari passo è aumentata comunque l'allergia alle cupressacee. Pensa che al di là della predisposizione genetica familiare c'è un aumento delle allergie anche in età più avanzata. Brava. Ci sono dei settantenni che di punto in bianco sviluppano un'allergia senza nessuna familiarità, senza nessuna predisposizione genetica. Quindi gli studi sono volti anche a studiare meglio l'ambiente, perché al di là della predisposizione genetica dovrebbe essere la cultura anche per organizzare un verde pubblico ipoallergenico. Brava. Quindi facciamo un appello ai sindaci, prego. Sì. C'è una pelle sinistra, lo faccia lei la pelle sinistra, scusi, anche la caratura professionale. Ma perché deve mettere in condizione una povera e simpaticissima allergologa di mettersi magari a fare un appello a un sindaco? No, ma perché lei ha le prerogative più di me. Lei è il presidente di tutti, faccia l'appello lei, non l'ho capito. E allora mi rivolgo a voi, bravo, dovete allargare la vostra cultura prima di piantare degli alberi. Convocate le persone preposte che vi possono consigliare. Mi raccomando, a uno sindaci, prendete ogni cittadino. Tu sei allergico a cosa? Allora io sono allergico al cipresso. Tu sei allergico agli abeti. I medici devono convocare, che sono esperti, è un po' complicato, possono consigliare le scelte politiche. Va bene, dell'amministrazione comunale. Si fermi, che abbiamo pochi minuti. Urbe torbi lo fanno. Bravo, ecco, è sempre un rischio, è un, diciamo, una sorta di doppia mandata il presidente Mameli. Cioè, quella prepotente e quella più dolce e romantica, in questo caso è stato più prepotente. Grazie. C'è una cosa da sottolineare in questi ultimi minuti, a proposito di bambini, l'allattamento delle mamme può prevenire delle allergie? Sì, gli studi hanno dimostrato che l'allattamento può essere una prevenzione, se protratto nel tempo in maniera adeguata, è un fattore protettivo nelle persone che appunto hanno una predisposizione genetica alle allergie, dovrebbe rallentare o evitare lo sviluppo di malattie allergiche. Perché il latte materno, insomma, è ricco di tante vitamine, tanti elementi che garantiscono al bambino non solo una crescita di un certo tipo, però insomma non tutte le mamme possono allattare. Certo, ma non è questa... Le sostituzioni, sarebbe... i vari latte no, di altro tipo non avrebbero lo stesso fattore protettivo dell'allattamento materno. Ok, questa è un'informazione importante anche per tutte le mamme che ci stanno seguendo in questo momento. Ripeto, 391 414 2741, mandateci le vostre domande anche per le prossime settimane. Adesso la settimana prossima non avremo Stefania perché è impegnata su altri fronti, no, non l'avremo neanche al telefono, ma tornerà a trovarci assolutamente presto. Poi stabiliremo una data utile anche per un tuo intervento, perché so che molte persone a casa hanno proprio bisogno di sapere anche come comportarsi di fronte a determinate patologie come quelle allergiche, che magari vengono fuori di botto e uno non sa veramente, pensa solo al fatto vabbè sì dai, sarà un po' di raffreddore, sarò un po' stanco, sarò io un po' debilitato, invece dietro c'è un'allergia, e quindi se vai a fare degli esami scopri un mondo che ti si apre, esatto, è un po' angoscioso. Però è una cosa importante da far capire anche che per fortuna le malattie allergiche, in particolare la rinite allergica e l'asma allergico, hanno anche una terapia fondamentale che agisce sulla storia naturale della malattia, nel senso che abbiamo detto che il meccanismo è dovuto all'abnorme produzione di anticorpi. Beh, noi abbiamo l'immunoterapia, che viene detta vaccino, ma non è il termine corretto, ma è un'immunoterapia desensibilizzante allergene specifica, cioè noi praticamente abbiamo un'arma terapeutica fondamentale che può innanzitutto agire a monte dell'allergia, perché i farmaci che conosciamo tutti, gli spray nasali, gli antistaminici, agiscono soltanto a livello sintomatico, invece l'immunoterapia è quella, il cosiddetto vaccino antiallergico, è quello che agisce sulla causa vera e propria. Grazie Stefania, grazie a voi.
La campanella vuol dire che è finita anche la seconda ora ed è finito il tempo a nostra disposizione. Stefania Esu, allergologa e immunologa, tornerà con noi all'interno dei due di Via Venturi. Ce ne andiamo, sì, come lei mi ha appena sottolineato, perché lei abbiamo da comprare il giornale, il pane, da fare la spesa, poi deve fare io il pranzo. Io vivo da solo, abbi pazienza, cara diletta signora. E chi se ne frega, ce lo aggiungiamo. E allora, guardi, è facile, basta prendere una badante rumena, si occuperà di lei. No, ci vediamo domani puntuale alle 8, mi raccomando, la pagina Facebook dei due di Via Venturi. Siamo qui tutti i giorni con voi e grazie a voi lo saremo, insomma, anche tutto il resto della stagione, perché questo è un programma fatto per tenervi compagnia nel risveglio del mattino, con ottimismo, io aggiungerei. Sempre con l'ottimismo. A domani, grazie. Ciao, arrivederci. Ciao, ciao, saluta. Ciao. Wherever you fall.